Quindi le ambizioni sono tante di arte e cinema. Ripeto, noi abbiamo bisogno di persone che gli piace questa nostra idea, ci seguono e poi il discorso di iscriversi all'associazione non è importante, è importante seguirci, perché chi è che si iscrive all'associazione deve essere motivato a esserci, a dire vorrei parlare di questo argomento perché io voglio fare questa cosa, mi piace. A me sono interessato perché mi piace scrivere, mi piacerebbe essere uno sceneggiatore, cioè deve esserci una motivazione. Quindi il 2024 le iscrizioni verranno fatte un po' più selezionate e in base a delle caratteristiche ben precise, mentre poi sposeremo i nostri, diciamo, le persone che vogliono semplicemente seguire le nostre attività, che non hanno vincolo a nessuna iscrizione. Tanto che questi corsi che faremo, e ce ne sono tanti, che voglio fare nel 2024, saranno ovviamente per gli iscritti avranno l'agevolazione di avere una minima quota di iscrizione al corso, mentre per chi è, noi ci rivolgiamo anche a tutti gli altri, avranno una quota di iscrizione, ovviamente sempre con delle tariffe ridicole, servono semplicemente per l'organizzazione del corso e partirà appunto a breve nel 2024, inizio 2024, un corso di 12 ore di filmmaking, cioè verranno fatte 12 ore e si partirà dall'inizio di come si realizza un soggetto, come si crea una sceneggiatura, come si interfaccia con una cinepresa, la recitazione e poi si va direttamente sul set e creare appunto una scena scritta proprio da chi partecipa. Quindi ti scrivi il soggetto, ti aiutiamo a fare la sceneggiatura, ti mettiamo anche dietro una videocamera per capire cosa significa un'inquadratura o l'altra, per che emozioni dà un'inquadratura di un certo tipo o da. Così tu capirai se il tuo cortometraggio che stai scrivendo, diciamo, descrive un qualcosa drammatico o diciamo simpatico, lì il tipo di inquadratura è importante capire che ogni inquadratura ha il suo significato. E per andare a finire, appunto, rirealizzare veramente questa scena sarà in 3 o 4 giorni, faremo 3 ore, poi valutiamo se fare 3 ore la mattina, 3 ore il pomeriggio, eventualmente fare 3 ore e ovviamente organizziamo in base alle disponibilità degli iscritti. E questa è un'altra situazione che è in lista per il 2024. Per non parlare che noi abbiamo in cantiere un cortometraggio, Disconnected World, che manca l'ultima scena che faremo a breve. Ci saranno quindi degli eventi dove faremo vedere un pochettino di cosa siamo capaci di fare. Noi abbiamo una squadra, come dicevo, molto molto valida e riusciamo a fare delle cose, a mio giudizio, molto apprezzabili. Allora, io direi una cosa. Il foglio che vi ho dato no, da un po' una spiegazione di cosa ci occupiamo e come lo facciamo. Ci sono degli indirizzi, ci c'è una posta elettronica, c'è su Instagram e su Facebook. Quindi cosa vi potrei consigliare? Incominciate a seguirci sui social, incominciate a mandarci delle email per qualche idea. Cioè, teniamoci in contatto per, diciamo, capire bene di cosa ci occupiamo e come lo facciamo e soprattutto chi sono gli artefici. Noi siamo veramente, io quest'anno è stato veramente strapositivo perché ho avuto a che fare con tante persone propositive e qui abbiamo la nostra Liliana che è la nostra
diciamo, l'ultimo acquisto, che sono molto felice di averla nel gruppo, perché è una ragazza che, a parte che gli piace tantissimo il cinema, ma è anche una ragazza attiva. Cosa significa? Gli piace essere lì e capire, gli piace essere lì e studiare, gli piace essere lì e essere protagonista. E questo è un po' quello che è arte e cinema. Quindi arte, imparare, quindi poi cercare di convogliare tutto in un... E quindi noi cerchiamo sicuramente, la nostra fortuna è in queste riunioni, in questi incontri, e trovare delle persone che sono appassionate di questo mondo. Ci metteremo un anno, ci metteremo 10 anni, però quando poi abbiamo queste persone e ci confrontiamo con queste persone, io vedo veramente una grande energia che entra nei nostri progetti. Ora con l'Anna stiamo lavorando a una sua idea. Ecco, l'Anna gli piace scrivere, gli piace mettere giù dei soggetti, e praticamente insieme stiamo facendo dei incontri online. Ecco, un'altra cosa interessante è che oggi, sfruttando un po' questa modernità, le nostre riunioni, che vengono fatte 2-3 al mese, sono tutte tramite call, ok? Ci riuniamo tramite call, e quindi veramente lì il tempo si può trovare tranquillamente, dove si fanno due chiacchiere, si parla del più e del meno, ma soprattutto si mettono giù delle idee. L'Anna ha una bellissima idea, che sta scrivendo appunto questo soggetto, e la cosa più bella è questo suo pensiero prima o poi vedrà la luce, verrà visto. E questa emozione, com'è bello scrivere un soggetto, perché per esperienza, perché ti senti di dirlo, e vederlo sul grande schermo. Quindi la strategia è questa: non è che diamo il copione e finisce lì, noi abbiamo tutto un team, e compreso il nostro Claudio, che è lì e vigila, e quando ci deve dare la dritta ce la dà. Infatti in quel cortometraggio sempre ci ha dato alcune battute e le abbiamo messe, perché proprio che siamo una squadra, il cortometraggio alla fine un po' ce lo aggiustiamo a modo nostro, in un certo senso. Quindi ci mette a nostro agio, sì. Quindi diciamo diventa una famiglia, e avendo la possibilità di andare a approfondire alcune cose, e quindi non è difficile poi alla fine, se uno ha un po' la passione, ovviamente, la passione deve essere la cosa base, se uno lo fa perché viene coinvolto ma non ha tanta voglia, si percepisce subito. Però chi è appassionato o eventualmente a volte anche qualcosa da dire, immagina che qualcuno si sente qualcosa da dire. L'Anna sta scrivendo sto cortometraggio e mi dà l'impressione che vuole dire qualcosa, e penso che per lei sarà un'emozione enorme quando riusciamo a centrare questa sua idea e riusciamo a metterla allo schermo. Quindi sono convinto che lei sarà sicuramente soddisfatta da questa situazione. Ecco perché dico, arte e cinema va a raggruppare anche idee, messaggi, ragazzi che semmai, giustamente, io ho Emilio, che è un ragazzo che ha un'energia dentro, che vuole che deve uscire fuori questa energia, ok? Com'è bello mettergli, conoscerlo e dargli la possibilità di far uscire questa energia. A volte è capitato che l'ho messo in un ruolo che non era l'energia, lui ci ha messo l'anima, perché io mi sono accorto che lui dice: Carmine, avrei voluto fare un'altra cosa. Però è importante anche cimentarsi in cose diverse per imparare.
Però è bello anche vedere dei giovani che hanno delle proprie energie e noi in qualche modo cerchiamo di tirarle fuori. Quindi è un qualcosa che è utile soprattutto anche a chi ha voglia di comunicare. Allora, un po' questo in quanto, quindi simpatizzanti in primis e poi chi è che vuole interagire con noi deve avere l'idea di mettersi in gioco con idee e fatti. Un po' questa è la situazione. 2024 ci saranno tante cose interessanti che faremo, soprattutto corsi, eventi e cineforum in tutto ovviamente il Novarese. Per il discorso delle distanze, e qui abbiamo degli esempi come l'Anna e queste due ragazze che forse hanno fatto un'ora e massa di macchina, però noi diamo i tempi, diamo, ecco un'altra cosa vantaggiosa, diamo, ci organizziamo, io non posso, posso, troviamo il tempo. Quindi non c'è niente di vincolante, niente dire se io mi iscrivo poi io non c'ho tempo, quanto c'ho tempo, non è un problema. Cerchiamo di ritagliare su misura i spazi che uno ha, perché l'associazione è anche un gruppo di amici che in certo senso cerchiamo di trovare la combinazione vincente per fare comunque delle cose interessanti. Il cinema ha tantissime sfaccettature, tante componenti, come lui ha detto. Si parte dal progetto, dal soggetto, dalla sceneggiatura, per poi arrivare poi alla quella che è la realizzazione finale attraverso i fonici, le musiche e anche gli attori. Gli attori che, cioè io posso parlare di quello perché è la cosa che conosco meglio. Fare l'attore oggi è una cosa molto molto difficile. Non vorrei scoraggiare i giovani, no? Però diciamo che c'è la possibilità, ma a valle di un percorso. Discorso, di un percorso, di una fatica che non è indifferente. Oggi ancora più di un po' di tempo fa. E a questo punto uno deve farlo non per farne una professione o per farlo, deve farlo per se stesso, perché lavorare nel cinema e recitare è una cosa che aiuta moltissimo, proprio. Aiuta moltissimo chi la fa, non solo chi la riceve. E quindi è quasi una terapia, quella del cinema. Vabbè, come la musica. Certo, certo. Quindi l'idea di Cardine di fare tutte queste attività collaterali, chiamiamole così, alla produzione di un cortometraggio, è secondo me un'idea vincente, perché ti dà la possibilità a chiunque di, se non trovi lo sbocco nella recitazione, lo puoi trovare nel fare la ripresa, lo puoi trovare nello sceneggiare, lo puoi trovare nel fare la musica, lo puoi trovare nel coordinare le luci, puoi fare il fonico, puoi fare tante cose, insomma. È tutta una sinergia di intenti che arrivano tutti insieme a dare una produzione. Se poi il lavoro ha una valenza anche importante, perché si possono fare lavori leggeri, si possono fare lavori divertenti, si possono anche fare delle cose belle che abbiano una certa rilevanza anche dal punto di vista sociale, ed è quello a cui io sto aspirando in questo momento con questa associazione. Ad esempio a me una delle idee che ho
quella di fare un lavoro sull'Alzheimer. Cioè, quando si incomincia, è un lavoro che ho già fatto altre volte, no? E soprattutto la fase iniziale, perché quella finale ormai la persona è andata, non riesce più a coordinare il pensiero, però all'inizio, quando è drammatico il rendersi conto fino a un certo punto, no? Poi di quella che è la propria realtà. Sto buttando, non voglio monopolizzare niente, però ecco, è un'idea che così mi... Diciamo che... Un altro lavoro è questo qui che diceva lui sul genere, no? Sulla condizione femminile. Sì. Adesso poi è di moda adesso. No, va bene. Diciamo che adesso ogni programma televisivo ha la sua etichetta con... ma è prima? Sì, sì. Prima sì, di sì. Questa etichetta cosa avete fatto? Cioè, certo. L'Associazione Arte e Cinema è un complesso, diciamo, una sorta di collettore di tante maestranze, ok? Quindi non è rivolto ovviamente solo al genere attoriale, ok? Che uno potrebbe pensare, arte e cinema, vado lì perché mi piace recitare. No, io l'ho visto come un qualcosa a 360 gradi. Quindi siccome che all'interno del cinema uno può pensare che ci sia l'attore e chi è che riprende, non è così. Dietro c'è un lavoro immenso. Se solo per curiosità andate a vedere su un set cinematografico di quelli là veri, ci sono forse 50 persone. L'attore è uno, 50 persone. Dicevo, queste 50 persone che fanno lì? Ci sono, per avere la perfezione assoluta e cercare di fare veramente dell'arte, c'è veramente bisogno di tutti i dettagli possibili e immaginabili. E ne sono veramente tanti. In questo corso che... sarà nel 2024, che parlerà appunto un percorso proprio per spiegare a chi è interessato tutte le varie fasi del cinema, anche lì è un qualcosa di interessante. Io grazie Liliana, ho conosciuto voi, ho conosciuto te, in estate comunque, e mi ricollego infatti a tutta la sua presentazione, anche a quello che ha detto Claudio. Quando una persona dice voglio fare l'attore, sì. All'inizio ero anch'io così, io provengo da un'altra scuola, sto studiando cinema da un'altra parte, adesso comunque mi impegnerò tanto anche con lui, però non si sa cosa c'è dietro e il fatto di dire sì, voglio fare l'attrice, voglio fare l'attore, ma dietro che cosa c'è? C'è uno studio, c'è il sapere da dove arriva quella parte che devi interpretare. Quindi capire che alla base c'è questa idea, questo soggetto, come una sceneggiatura, quali tipo di riprese verranno fatte e perché quella ripresa viene fatta in un certo modo, perché vuole comunicare qualcosa, anche il tipo di ripresa, quindi il fatto che il regista scelga anche come raccontare un qualche cosa, quali emozioni trasmettere. Quindi il fatto che un attore sappia anche tutto quello che c'è dietro aiuta tantissimo a costruire un attore fatto e finito non lo so, a 360 gradi quindi. E anche io all'inizio pensavo ci fosse solo la parte dell'attrice, ma quando ho cominciato a studiare ho iniziato a capire che ci poteva essere un mondo dietro della scrittura, la parte del soggettista, dello sceneggiatore, la scenografia, la parte della regia. In certe parti ovviamente non ne sono competente e spero di impegnarmi molto e di capire molto di più certe cose. Infatti lui farà dei corsi e chi capirà di essere più predisposto da una parte piuttosto che dall'altra, lui dà anche questa possibilità. Poi tutta quella parte della comunicazione che ha spiegato anche dopo è importantissima, il fatto di dire nella società odierna come vengono trasmesse certe cose, i video di oggi, le pubblicità, tutto questo mondo. Però il fatto che comunque lui dia la possibilità veramente con questi corsi di aprire un mondo, una conoscenza a tutti è qualcosa di importante che non tutti fanno almeno e quindi è da apprezzare insomma, è da ammirare, questo volevo dire. Ho una domanda, perché non ho ben capito il meccanismo
imparando tutto quello che c'è dietro a livello di un'opera in generale, no? Anche perché invece studia teatro, quindi sì. Nella parte attoriale, lavorando insieme, si ha una sorta di, non di obbligo, ma si ha questo spaziale tra i diversi campi, anche se magari uno è negato per la sceneggiatura o portato a livello di fonico o come attore, o invece si ha poi un inquadramento, ad esempio uno studia teatro e vuole fare l'attore, allora sarà ci provini per la seconda delle opere che fa e si sceglie se adatto o meno al ruolo, uno vuole fare solo sceneggiatura, dice mi voglio focalizzare su quello. No, ottima osservazione. No, allora, noi diamo un input a 360 gradi ovviamente per capire le qualità, per poi ovviamente focalizzare sulla qualità. Che faccio un esempio, noi abbiamo comunque molti attori che fanno solo gli attori e focalizziamo su di loro su tante cose. Esempio, come descriveva appunto il Massimo, noi al limite chiediamo all'attore bravo, così che ha voglia di, tra virgolette, collaborare, che quando c'è una scena e c'è una comparsa o un attore che non ha inquadrato bene la scena, questo ragazzo viene a supporto per dare quell'esperienza, quelle perle di saggezza che potrebbero aiutare appunto o la comparsa o l'attore che non ha inquadrato bene la scena. Quindi comunque è un aiutarci a vicenda, però ovviamente se uno è focalizzato e ha le idee chiare, io ci voglio fare l'attore, è normale che farà solo quello. Il fatto di avere poi ci sono anche altri che ci sono molti attori che cioè, gli piace anche scrivere il suo soggetto o modificare un po' le sue battute. Io ho conosciuto dei bravi attori che semmai sapevano il loro potenziale sulla comunicativa. Dice, io se la do così la do meglio. E allora praticamente io quando do le sceneggiature e soprattutto la parte, dico, ragazzi, se avete qualche piccola pennellata diversa da modificare che non va a cambiare il contesto, ma tu la battuta te la senti meglio con quel termine, con quella frase, gli do carta bianca, non c'è nessun vincolo, proprio perché il fatto che siamo un gruppo che serve proprio per far migliorare e per far capire le potenzialità. Posso aggiungere una cosa? Diciamo che partecipare alle attività di questa associazione, recitare nei cortometraggi, è un qualcosa che faccio, parlo personalmente, lo faccio perché mi piace, perché ho questa passione, perché è una cosa che voglio fare.